faccio la stessa domanda che ho fatto all'altro Miss, che non era la vera Roma quella di Supercoppa e non era la vera Roma quella che ha giocato fino adesso. Con Roma-Juventus in questa partita libera la mente dalla Coppa, da tutto, e ha giocato benissimo. Ma noi la Coppa l'abbiamo messa nell'angolino subito dopo che abbiamo perso. E poi è chiaro, come ho già detto, probabilmente abbiamo sofferto un periodo dove eravamo un po' stanchi, e ci può stare. E adesso stiamo di nuovo bene. Stando di nuovo bene, probabilmente vengono fuori prestazioni di questo tipo. Oggi la squadra stava bene, malgrado la fatica di Amsterdam. E quindi bene, è venuta fuori una bella prestazione, però la Juve è sempre forte, lo sappiamo. Il cammino è ancora lungo, non è finito nulla, abbiamo preso un buon margine, ma dobbiamo ancora lottare, dobbiamo ancora alzare il livello, perché lo possiamo fare, e adesso dobbiamo anche divertirci, fare un bel finale di stagione. Mercoledì dobbiamo ribaltare un risultato, quindi dobbiamo essere sul pezzo, perché non possiamo mollare, non possiamo pensare che questo risultato e questa prestazione siano la risoluzione di una stagione. Oggi ci siamo tolti una bella soddisfazione, perché volevamo vincerla, abbiamo vinto, però ancora nulla. Però andate e ritorno 3-1, anzi 3-0, 3-0 in tutte e due, poi c'è stato il gol famoso della bandiera. Questa Roma ha dimostrato veramente di essere superiore alla Juventus, oggi. Lo so, io ripeto, secondo me, io sono contento della mia prestazione, quello della prestazione della ragazza, quello che fa la Juve mi interessa relativamente. E oggi sono un po', l'unica cosa che mi ha dato fastidio oggi è subire quel gol, perché quel gol lì nel finale avevamo fatto tutto quanto bene per non prenderlo, però ci può stare. Non lo so, il campionato ci sta dicendo che stiamo facendo un percorso importante, perché abbiamo perso una partita sola e vinto nettamente le altre, quindi questa è la cosa che più ci interessa, però possiamo ancora alzare, secondo me, l'asticella, e dobbiamo farlo. Mister, possiamo rivedere via prima punta, oppure stai cercando il modo di farle giocare insieme con Giacinto, oppure possiamo parlare adesso da ora in poi di un'alternanza lì davanti, perché da centrale Vier sta facendo ma loro possono giocare insieme, possono giocarne una sola. Poi è chiaro, Valentina arrivava da una partita di Amsterdam dove aveva speso tanto, aveva preso una brutta botta al collo del piede, quindi fino all'ultimo non sapevamo se poteva scendere in campo oppure no, e quindi avevamo bisogno di una giocatrice più forte, più fresca davanti, più brillante, e abbiamo fatto questa scelta. Però con tutto questo Valentina sta facendo una stagione straordinaria, giocheranno insieme, giocherà Valentina davanti con Vies esterna, abbiamo tante alternative, sono arrivate delle calciatrici nuove che oggi sono subentrate, hanno fatto benissimo, quindi abbiamo tante alternative adesso. Abbiamo ancora tante partite e dobbiamo sfruttare al meglio la rosa. E poi mi sembra c'è Lionna, che è stato, non dico il man of the match, però ha spostato tanto gli equilibri. Poi ci ha fatto una grande partita, sono molto contento per lei, perché ha non sofferto, però è sempre stata una calciatrice che aveva un po' di alti e bassi, e oggi però ha fatto veramente una partita importante. Io la conosco bene e so che questa partita per lei è una partita molto particolare, l'ha sempre un po' sofferta, oggi invece ha fatto una grande partita e sono contento. Mister, prima con una specie di lapsus ha detto sono contento della mia prestazione, e le chiedo... Esatto, un lapsus, l'ho introdotto. Certo, no, ma dico, avete dato tutti, compreso lei, qualcosa in più, nel senso anche le ragazze singolarmente rispetto a Cremona secondo me hanno fatto molto di più. Lei ci si mette in questo... No, ma ci mettiamo tutti, lo staff, perché poi comunque quando si preparano certi tipi di gare, quando si lavora per arrivare a certi tipi di gare, perché poi questo non è frutto solamente di due giorni, è frutto di tante settimane, di tanti lavori, di studiare l'avversario, di capire qual è la strategia migliore, di scegliere le giocatrici migliori da mandare.